tanta gente sta per arrivare, salutiamo con cordialità, con la nuova sigla sai speciale, è quel programma di artisti a volontà. Tutto senza trucchi e senza inganni, simpatia sincera ci sarà, magari combiniamo anche danni, lo stile è questo e mai mai cambierà. Con Fisarmonicando staremo in compagnia, è festa fra gli amici, tanta musica, allegria. Vai Marco ed Antonella, con gran semplicità, staranno insieme a voi portando la felicità. Andiamo giù in Sicilia, con l'atmosfera blu, il Lazio, Marche, Emilia, di tutto un po' di più. Ai laghi Mario Monti, in piazza sopra i ponti, con Fisarmonicando. Riccardo il Toscano, veloce dai però, Bagnasco il Marziano, campione perché no. C'è Massimo Andreotti, con Marco Porro e i Botti, la festa sta per iniziare. Signori, grazie! Eccoci qua, ciao a tutti amici di Fisarmonicando, benvenuti all'undicesima puntata del 2012, perché siamo insieme ad un carissimo amico, grande professionista, il maestro Paolo Bagnasco, insieme ai suoi solisti Raffaella e Gianni. Ciao! Ciao, ciao Marco! Ciao, finalmente Gianni, finalmente Raffi, come state? Ciao, bene. Che piacere, benissimo, benissimo. Con il vostro maestro preferito? Sì, il nostro, l'unico, che, l'unico che abbiamo in orchestra. Allora Paolo, ben ritrovato innanzitutto. Grazie. Abbiamo aspettato un attimino, non so, che si scaldasse un po' questa edizione di Fisarmonicando per averti ancora insieme a noi. No? Ma lo sai che per noi è sempre un piacere. Lo so, assolutamente, anche perché tu sei ormai di famiglia, passi in tutti gli appuntamenti di Fisarmonicando, però abbiamo voluto dedicare questa volta, giustamente, una puntata anche ai solisti della tua orchestra e conoscerli meglio, insomma. Certo, alle nostre voci. Alle nostre voci. Le nostre colonne portanti. In tutta Italia, perché Fisarmonicando è questa produzione che va in 15 televisioni regionali, in digitale terrestre, anche su satellite e un sotto particolare gli amici di YouTube. Allora, Raffaella, tu sei una veterana, no? Della musica da ballo, perché sì, vabbè, ok, da quanti anni sei con Paolo? Con Paolo questa qua è la sesta estate. Ma hai avuto altre esperienze musicali? Sì, sì, no? Ero con orchestre però più piccole della zona, quindi... Com'è Paolino? Com'è Paolino? È bravo. Paolino è come lo conosci tu, cioè così come lo vedono a casa è così anche... È così, sì. È così. Vero Gianni che è così? Sì, sì, sì. Noi lo conosciamo anche più agitato, nel senso buono della parola, ma... Sai, io lo conosco anche nei dettagli, però non possiamo... Possiamo. È un amico, insomma. È veramente un amico. A volte persone mi chiedono, ma sai, Paolo, possiamo dirlo, tra virgolette, uno dei fra i più famosi fisarmonicisti a livello nazionale. Certo. No, possiamo dirlo, anche, esageri, anche se siamo di parte. E infatti molta gente mi dice, ma com'è il maestro Paolo Bagnasco? Guardate, ragazzi, il maestro Paolo Bagnasco è di un'umiltà incredibile. E io penso che il successo di Paolo, oltre alla bravura, sia proprio l'umiltà. Giusto, Gianni? È vero. Ho detto vero, una cosa concordo. Giusta o una cosa sbagliata? No, hai ragione. Tiratemi le orecchie. Ma poi divento rosso. Diventi rosso, è vero, come a Rimini. Come a Rimini. Allora, avete capito, lo stile sarà sempre quello, andremo a conoscere i solisti dell'orchestra di Paolo Bagnasco, ascolteremo alcuni motivi del maestro Paolo, ma dedicheremo appunto con dei nuovi videoclip, e qui andiamo a salutare tutto lo staff di Fisarmonicando che ha lavorato per la riuscita di queste produzioni. Andiamo a salutare Michael Cagiadi in regia, detto Beppe Orecchia, il nostro regista, Alberto Piccolini delle Soluzioni T, Marco e Giorgio Pezzoni di Pezzoni Computer. Grazie, vi proporremo quello che noi abbiamo preparato per esatto. Voi. Raffi, tu hai le dediche? Io le dediche? Posso già andare? No, aspetta no, un attimo. Aspettiamo. Poi faremo una bella chiacchierata. Vedi che sembro agitata, seria, è vero che sembro seria? Sei serissima, oh. E sei la cantante solista più seria che io conosca. L'unica donna dell'orchestra Bagnasco. Sì, infatti è la più bella donna dell'orchestra. Più bella donna, sì. Perché sono l'unica. Devo dire anche una cosa, Gianni è un bello metto comunque. Ma glielo dicono in tanti, dov'è? Andiamo in musica, va. Andiamo in Calabria con Gianni Turco, che salutiamo, lo ascoltiamo con una polca dal titolo Roccaforte. E poi il primo motivo che noi abbiamo preparato insieme allo staff di Fisarmonicando,
Come una rosa, vogliamo dire due parole su questo motivo? Sì. Dice Bagnasco, due parole. Sì, questo è un brano delle edizioni di Chew Music di Madeira. Oh, che salutiamo, ciao, salutiamo. Madeira. Ciao Franco. Te salute Madeira Brescia. E che ci siamo permessi di fare un nostro arrangiamento aggiungendo anche qualche nota con la fisarmonica. Va bene, lo ascolto. Interpretato dai nostri cantanti. Va bene, tutto per gli amici. Senti Bagnasco come parla serio stasera. Ma com'è? Ma com'è? È sempre così. Vedrai dopo. Vedrai dopo. Quindi salutiamo tutta Italia, i numeri li vedete in sovrimpressione, chiamate perché sarà un appuntamentone con Fisarmonicando dal 2004, ricordatelo, lo sottolineo, l'originale. Ci vediamo dopo. Tingerà di blu, perché la vita è bella e
dirla mi va. Basterà un sorriso e ti sorriderà. Scopri gli orizzonti dei sentimenti tuoi. Apriti alla vita e all'amore più che puoi. Troverai la strada senza una buca mai. Ama e amore tu avrai, perché l'amore è dentro di noi. È sempre dare, non chiedere mai. Il sentimento che dura e vale di più è quello che coltivi come una rosa. Ogni gesto vale di più. Se un po' d'amore ci metti tu, è questo il nostro segreto. Ma che segreto è l'amore dentro di te? Sempre che un sorriso in più aiuta la tua mente e poi ti tira su, fino a toccare il cielo con un dito se lo vuoi. Ama e amore tu avrai, perché l'amore è dentro di noi. È sempre dare, non chiedere mai. Il sentimento è quello che coltivi come una rosa. Ogni gesto vale di più. Se un po' d'amore ci metti tu, è questo il nostro segreto. Ma che segreto è l'amore dentro di te? Rientrate negli studi di Fisarmonicando insieme a Baimarco, il maestro Paolo Bagnasco, Raffaella e il nostro Gianni, per presentarvi appunto le voci soliste di questa magica orchestra nata nel... Nata nel... e qui è lunga la storia. Due anni fa, dai. Due anni fa, ufficialmente questa formazione è nata due anni fa. Finalmente l'orchestra di Paolo Bagnasco, lo sottolineo, è nata due anni fa. Due anni fa. Questa formazione qua, sì. Questa. Vabbè, hai avuto altre esperienze, ricordiamo, lo diciamo sempre, l'orchestra Paguti... Certo. Che ti ha dato la possibilità di farti conoscere Paolo. Certo, è stata una grandissima scuola l'orchestra Bagutti. È veramente una fabbrica di addetti ai lavori. Di talenti. Di talenti, poi sì. Chi è stato con Bagutti fondamentalmente ha sempre avuto successo. La scuola è di prima qualità, no? Quella certo, del maestro. Certo. Giusto? Ma sicuramente. Raffaella, Gianni, parliamo prima con Gianni. Gianni è stata poi una scoperta, poi arrivo da te Raffi, perché tranquilli. Noi ci conosciamo da sì, tempo. Non vedo l'ora, ti aspetto. È stata una scoperta Gianni. Gianni sì, è stata una sorpresa, tipo l'uovo di Pasqua. Vabbè adesso, poverino. No, veramente. Pio. No, ci siamo conosciuti su internet, su Facebook. Io avevo bisogno del cantante, lui una ha piacere. Non particolare, no? No, eravamo ancora, non ci conoscevamo ancora così. Non eravamo così ancora rovinati, sì.
E niente, così parlottando ho trovato questo ragazzo che gli sarebbe piaciuto cantare in un gruppo di liscio, io avevo bisogno del cantante, ci siamo visti, ci siamo trovati, ci siamo piaciuti, artisticamente parlando, e qui è nata la nostra esperienza. Gianni, ti trovi bene comunque? Sì, mi trovo benissimo, mi trovo, dire bene è minimizzare, perché si sta veramente, cioè, a casa. Insomma. Non stiamo adesso... Essere seduti qui, essere sul palco, ma no, ci mancherebbe. Non ne abbiamo bisogno, grazie a Dio. Ma no, ma da lui nessuno rompe le scatole. E cioè, questo è fondamentale. Questo è fondamentale, perché devo dire al batterista quello che deve fare? Lo saprà lui cosa deve fare. Lui e Raffaella com'è sul palco? Visto che è la donna del palco, insomma. L'unica donna. È bassa. Io glielo dico a parte che la statura. Sì. E diciamo che ecco, posso dire che Raffaella nel suo lavoro è un adorabile rompiscatole, nel senso giusto. Cioè, non c'è di persone che rompono, ci sono io che rompo. Sì. Però io ho visto Raffaella, mi pare che la conosco da tempo, però mi ricordo il primo giorno che tu mi presentasti Raffaella, io la vidi, forse era una serata di Infisarmonicando, adesso non ricordo sì, con sì. esattezza. Sì, ti dico dove, a Morosasco. E ti dissi, è una professionista. Sì. Veramente, non te lo dico per... Complimenti Raffaella, come Gianni, io ti ho conosciuto per la prima volta in Toscana. Sì, durante, abbiamo cantato Battagliero per tutta la serata, appunto. Siamo andati avanti così. E voi sapete che durante queste serate, perché in questo lavoro lo sappiamo, e chiudiamo subito la parentesi, sono dei fenomeni, no? Capita spesso di trovare dei fenomeni durante le serate. Ma ogni angolo trovi un fenomeno. Ogni angolo trovi un fenomeno. Ed è molto difficile incontrarsi in una serata, come abbiamo fatto io e Gianni, e capirsi subito. Cioè l'umiltà è fondamentale, secondo me, questa è la mia opinione, no, Gianni, io ti ritengo un professionista umile, quindi sei vincente. Ma ci mancherebbe. Grazie, tu sei gentilissimo. Tu quanti fenomeni conosci? Io ne ho conosciuti tanti di fenomeni e ho anche visto alcuni la fine che hanno fatto, comunque. No? Eh sì, perché comunque è facile fare i fenomeni, volare in alto, in alto, in alto, in alto, poi finisce la benzina. E Paolo Bagnasco comunque dopo tanti anni è ancora qua. Raffi, andiamo con i primi saluti, guarda che qua ci censurano. No, io volo basso. Io mi sono abbassato dallo sgabello, sì. Figurati, andiamo con i saluti. Io volo tranquilla. Non vado. Diciamo dire come si è abbassato dallo sgabello. Ma voi. Mandiamo il fuori onda poi, andiamo. Allora, ha chiamato Grace da Genova Bolzaneto, fa i complimenti per il programma e vorrebbe una canzone per il suo compleanno. Come no? La prossima. Salutiamo Grace. Ciao Grace. Jones. Poi c'è qualcuno che non ha lasciato il nome, che però dice, siamo alle solite dei fisarmonicisti che non suonano i bassi. Non ha lasciato il nome? No. E rispondo, siamo alle solite perché dal 2003 stiamo dicendo sempre le stesse cose, quindi non le ripetiamo. Ok, non quindi siamo capaci a suonare i bassi, punto. Non siamo capaci a suonare i bassi. Io farò le fisarmoniche by Marco senza bassi. Io, ecco appunto, ti volevo dire, ti fai le senza bassi così. Poi però, la settimana scorsa è dato Marco Valenti, cioè scusa, Marco Valenti sa Gianluca, suonare i bassi. Gianluca Campi. Sa suonare i bassi. E nessuno ha chiamato dicendo, meno male uno che sono i bassi, hai capito? Comunque vabbè, va bene così. Va bene, bene, lo salutiamo. Ciao. Salutiamo. Poi hai chiamato Luca da Asti che vorrebbe ascoltare il Carnevale di Venezia. Come no? Poi dice, ha chiamato Giuseppe dalla Calabria e dice, ciao ragazzi, Vai. Vi seguo su Camp Tele 3, vorrebbe un brano di Marco Valenti. Va bene, cercheremo di accontentarli. Con i bassi. Con i bassi. Con i bassi. Infatti la Baimarco, vi ricordo, ogni tanto lo dimentico, che io sono un produttore di fisarmoniche, sono Baimarco e grazie a Dio i migliori fisarmonicisti italiani usano la mia fisarmonica, quindi se volete ordinarne una i numeri sono in sovraimpressione. Ah, ma vendi anche fisarmoniche? Anche. Ah. Arriva Diego Campi, ha una richiesta, aspetta che metto gli occhialini, con Occi Ciornia, che occhi neri, poi Paolino Bagnasco, ho scelto per te Ciao Vienna, perché... Sì, ok. È ancora il motivo con cui apri la serata. Sì, certo, sì, ecco. Sì, funziona. Funziona. E poi Pietro Galassi, dedicatissimo, con Sarà. E poi rientreremo insieme a questi tre professionisti. Che belle sedie. E sottolineo, grandi amici. Come ho detto, sto sgabello prima, ha dato un aggettivo. Sgabello bellissimo. Aspetta, bellissimo. Vai Beppe, vai Beppe.
Che ci guarda, che non capirà.
far la spesa, far l'amore per l'eternità. Sarà sarà ai gradini di una chiesa di campagna che ci sposerà. La sola verità da vivere con te. Quei tuoi bellissimi capelli neri, mentre parla tuo figlio di te, di me, di noi. Gesemu? Gesemu, Gesemu. Vai. Gesemu? Gesemu. Lui è de, anche lui ligure, sì, no? Sì. Gesemu. È ligure di Alessandria. Sì, Gesemu. Alessandra, sì, è in Liguria, in Piemonte. Piemonte? Lombardia. Lombardia, siamo vicini, siamo... È in Egitto, in Egitto. Alla Malakhan. Alla Malakhan. Allora, parliamo un attimino anche del... Poi parleremo del tuo futuro CD che uscirà... Quale? Quello di Fisarmonica nel 2012, quindi... Sì, fra... 2020. Però so che hai anche prodotto un CD per l'orchestra, giusto? Certo, sì, sì, sì. Parliamo un attimo di questa produzione. Questa produzione che non ce l'ho neanche da fartelo vedere. Perfetto, così si fa. Facciamo la diapositiva, dov'è la camera? Diapositiva. Michael, questo è il CD numero 2 di... È il primo CD dell'orchestra che si intitola I nostri migliori successi. Infatti, che non vediamo. Che non vediamo. Comunque sono i brani che abbiamo sentito e che sentiremo dei nostri due ragazzi. Raccoglie tutti gli evergreen più belli che eseguiamo durante le nostre serate, quindi brani di Mattia Bazzar, del mix dei Nomadi, Gianni Morandi, Pupo, Fiordaliso, Gloria eccetera, Stefano, eccetera, eccetera, sì, eccetera. Tutto, dai. Gianni, tu prediligi un genere musicale particolare o la tua voce si adatta anche alla musica? Ma parlare della mia voce su cosa si adatta, preferisco farlo giudicare okay, agli altri. Allora, diciamo cosa che a me piace cantare? Mi piace la musica, mi piace la musica. Beh, la musica, vabbè, certo. Quindi mi piace cantare un po' tutto, cioè poi lo faccio con passione, mi piace interpretarla. Infatti non abbiamo portato il CD perché noi le persone ne vogliamo vedere in faccia quando cantiamo. Dai che ci ho messo la pezza, Bagnasco. Invece Raffi predici... Ma un po' di tutto. Un po' di tutto. Sì, 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 un po' di tutto. Quindi ha una voce elastica? Sì. Sì, direi sì, di sì. Ma questo è un pregio. Più o meno riesco a cantare un po' di tutto. Questo, la Bagnasco, questo è un pregio, tutto. Assolutamente. No, no. Se Bagnasco Raffaella non mi guarda così. È la ragazza delle mille risorse. Delle mille risorse? Dalle mille risorse. Sì. Si è adatta a qualunque genere. Poi conduce bene, sa condurre bene la serata. Okay. Andiamo in musica. Allora, perché conoscendo Paolo... No, un discorso serio. No, perché conoscendo Paolo... No, perché poi non so dove va a finire, capito? Meglio... Sì, in serata delle volte capitano defiance, non so, ad esempio tocca un brano, faccio un esempio col saxofono, il saxofonista non è ancora pronto perché ancora le tastiere... Ah, li salvo. Lei riesce con i suoi discorsi a salvare la situazione. Questa è riesce, esperienza. Riesce a intrattenere il pubblico, come si dice, a tappare il buco giusto. Benissimo. Arriva Erba di casa grande mia, lo ascoltiamo dalla voce giusto di Gianni. Giusto, giusto. Poi Riccardo Ambrogini con In Tango. E poi Paolo Bagnasco con Tango Maestro. E poi andiamo in pubblicità, regia, ok? Beh, questo buco l'abbiamo tappato, ci vediamo dopo. In che modo? Mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo.
nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo a far l'amore come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Dicevi piano, amore mio, ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto e poi un bel mattino ti svegli con la voglia di ritornare. Riccardo Ambrogini, la
sua ultima incisione in tango. Orchestra Al Rangone, il Toscano. Viva la Pisa, viva la Pisa. Thank you.
tutta un'altra musica con le fisarmoniche by Marco, esclusivamente a Stradella, in via Martiri Partigiani al numero 34. Telefono 0385 40 501, web www.bymarco.com. Fisarmoniche by Marco, la fisarmonica dei numero 1. By Panda, l'amico del camionista. I prodotti By Panda sono disponibili in esclusiva solo presso le aree di servizio autostradali. By Panda, telefono 0385 27 75 52, sito internet www.bypanda.it. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Cordialità, simpatia, professionalità. Questi sono gli ingredienti della pizzeria San Giorgio a Stradella. In un ambiente raffinato gusterete oltre 50 tipi di pizze cotte nel forno a legna, preparate dalle mani sapienti di Rosa e Gennaro. Alla pizzeria ristorante San Giorgio potrete prenotare la vostra pizza da sporto, che vi verrà consegnata direttamente nelle vostre case grazie ad un veloce servizio a domicilio, chiamandolo 0385 78 01 43. Ordina la tua pizza preferita oppure vieni a gustarla in via Martiri Partigiani al numero 10 a Stradella. La pizzeria San Giorgio è a vostra completa disposizione anche a mezzogiorno. Dimenticavo una cosa molto importante: a San Giorgio è la pizzeria ufficiale degli artisti di Fisarmonicando. Amici di Fisarmonicando, ecco a voi Enrico Traverso con Perle di Cristallo, Beppe Montagna con Passione, Lady Barbara volume 6, il DVD di Fisarmonicando in tour, Luciano Lanzi, Fisarmonicando Classic, L'ora del ballo, La mia fisarmonica, 7 CD e il DVD ufficiale di Fisarmonicando in tour a euro 60 più spese postali. Chiamate il 348 35 41 865. Ripeto, 348 35 41 865. E a soli 60 euro più spese postali, a casa vostra arriveranno 7 CD e il DVD ufficiale di Fisarmonicando in tour. 348 35 41 865. E questi 8 fantastici prodotti saranno direttamente a casa vostra a soli 60 euro più spese postali. Fisarmonicando, tutto per voi, a casa vostra. Guardaci in TV con Fisarmonicando. Abbiamo ascoltato la bellissima voce di Gianni e Riccardo insieme e poi Paolo. Andiamo con i saluti, Raffi. Vado. Allora, hanno chiamato Roberto e Claudio da Ovada e fanno i complimenti per la bellissima trasmissione. Ciao, ciao, ciao. Poi chiamo da Biategrasso, volevo complimentarmi con i vostri bravissimi fisarmonicisti, però non ho lasciato il nome, va bene. Quindi un amico di Biategrasso. Va bene. Ciao by Marco, chiamo da Vernazza, vorrei un motivo del maestro Bagnasco. Vernazza? Vernazza Toscana? Liguria? No. Vernazza? Vernazza, Italia. Italia, Italia, ok. Perfetto. Vabbè, comunque sembra che sia... Liguria? Sì. O Toscana? Non lo so, io canto. Vabbè, comunque, siamo in Italia.
Poi abbiamo l'amica Serafina da Pignone, La Spezia, Italia. Italia. Vi seguo anche di notte, in replica. Fa un saluto a tutto lo staff. Io Rocco. Vai. Abbiamo sempre la Toscana. Siete forti, simpatici, bravi. Un saluto da Giuliano e tutta la compagnia che ama da Comano, Massa Carrara. Massa Carrara. Dai, facciamone un'altra. Vi seguiamo da Monte Scudaio, in provincia di Pisa. Vorrebbero un brano del maestro Bagutti, complimenti a Bai Marco. Beh, cercheremo di accontentare. Volevo intanto ringraziare tutti gli editori delle televisioni che ci stanno mandando in questo momento in onda. Vi ricordo che dovete chiamare i numeri di sovraimpressione 0385 45 101 oppure inviare un sms al 333 53 39936. Perché? Perché questo programma va anche in replica. Quindi se ci vedete naturalmente all'una di notte, alle 8 del mattino, a mezzogiorno, non siamo in diretta. Quindi chiamate questi numeri, lasciate il vostro messaggio in segreteria e sicuramente verrete accontentati, se non nella puntata settimanale, nell'altra. Quindi lasciate a noi un messaggio. Parliamo un attimino del disco futuro di Paolo Bagnasio. L'abbiamo atteso 3 anni, Paolino, perché l'esigenza ormai era quella. Abbiamo pensato di sistemare l'orchestra, di appunto preparare un CD per le voci. E ora stiamo preparando questo CD, anzi mi sto mettendo lì a scrivere. Il filone sarà sempre quello. Il filone sarà sempre quello, premetto già che non vorrei fare cose astronomiche perché tanto visto che servono a ben poco. Rimarrai sullo stile castellignano? Sì, sullo stile castellignano, un disco da ballo tranquillo, magari un brano con qualche nota in più, però arrangiamento, 50.000 fiati, il violino che entra. A che servono? Ma mio nonno diceva, delle volte come... Attenzione, volevo farti un paragone era mio. Pericoloso come te il nonno? No, era decisamente saggio. Delle volte mi diceva, non fare quella cosa, che è come far succhiare una caramella a un asino. Sì, è vero, è vero. Dobbiamo effettivamente andare sul commerciale, questo accade anche negli strumenti musicali, insomma alcuni acquistano la fisarmonica perché è disegnata, perché il mantice è fatto e poi quello che c'è dentro non gliene frega nulla. Tanto penso non si che, vede, ma... Vero Gianni, penso che sia così anche un po' per la musica. Ma è inutile fare 50.000 arrangiamenti quando poi... È brutto dirlo questo, è molto squallido. Ma, no, ma è vero. Sono le esigenze del mercato, sono totalmente... la musica è finita, andata in pace. Se io vado in pizzeria che vorrei mangiare una margherita, perché devono portarmi un risotto? Voglio la pizza. Certo, ma sei stato... È saggio. È stato saggio Bagnasco, è vero? Allora dimmi una frase storica, ti ricordi tu una frase che non sia volga, di una frase storica di Paolo, no? Non te la ricordi, ti metto un po' in difficoltà? Qualcosa una di una frase storica, un paragone di Paolo. I paragoni non possiamo dirli, non possiamo dirli. Televisione, no, paragoni, però ci penso dopo la pubblicità, te la dico, promesso. Ok Gianni, sei in gamba, andiamo in musica, ascoltiamo ancora questi carissimi amici della voce di Raffaele, Non voglio mica la luna, un classico, poi arriva l'orchestra Paolo Bertoli con Dimmi la verità e poi a richiesta Daniele Neri, nostro carissimo amico. E ti fa prendere ancora un po' di soldini Daniele, sì, perché infatti dopo 11 anni ha fatto il video di Mille Miglia, quindi è arrivato grazie 11 Daniele. Anni dopo, grazie, molto bello, lo ascoltiamo con Dominò, quindi regia Raffaella Non voglio mica la luna, Bertoli Dimmi la verità e Daniele Neri Dominò, e poi rientreremo insieme a Paolo Bagnasco, Raffi e Gianni per questo bellissimo appuntamento dedicato alla fisarmonica, a Bai Marco e all'orchestra di Paolo Bagnasco. Per volare sempre più distante, è una baracca sul fiume, per pulire.
vedo sempre passare al solito caffè. Mi guardi e ti sorrido in modo un po' sfuggevole. Ti seguo con lo sguardo mentre sei ancora lì, che guardi verso me e sembra che mi dici sì. Non ho paura a guardarti, ma un altro amore arriverà, mi porta via da quel sogno che vorrei rivivere con te. E quando lei poi ti abbraccerà, chissà se questa è la verità, l'ultimo sorso di quel caffè che mi riporta alla realtà. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, un cuore strappato, ferito, non merita un'altra tua bugia. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, non merito certo di avere un cuore diviso a metà. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, qualcuno qualcosa ha scelto di far soffrire ancora me. Io più non resisto, non so se servirà, scrivo una poesia o una canzone, chi lo sa, solo per guardare ancora gli occhi tuoi, che mi diranno solo e soltanto la verità. Sotto casa, ma tu ancora non ci sei. In tasca una poesia che è dedicata a te. Ripasso a memoria ogni gesto che tu fai. Ti vedo, stai arrivando, l'emozione che mi dai. Ti vedo, sei qui davanti a me. Non sono sicura di dirti che ogni tuo sguardo rimane sempre dentro ai pensieri miei. Forse ho capito perché sei qua, mi devi dire la verità. Ti prego stringi le mie mani, ascolto, parlami se vuoi. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, un cuore strappato, ferito, non merita un'altra tua bugia. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, non merito certo di avere un cuore diviso a metà. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, qualcuno qualcosa ha scelto di far soffrire ancora me. Io più non resisto, non so se servirà, scrivo una poesia o una canzone, chi lo sa, solo per guardare ancora gli occhi tuoi, che mi diranno solo e soltanto la verità. Non merita un'altra tua bugia. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, non merito certo di avere un cuore diviso a metà. Tu dimmi la verità, soltanto la verità, qualcuno qualcosa ha scelto di far soffrire ancora me. Io più non resisto, non so se servirà, scrivo una poesia o una canzone, chi lo sa, solo per guardare ancora gli occhi tuoi, che mi diranno solo e soltanto la verità. Mm-hmm.
C'è crisi. Tutti dicono di no. C'è crisi, meno male che mangiamo le tecchie, che ci tengono, vero Gianni? Sì, io mangio le bistecche, perché con la pasta non ci vado tanto. Ma devi, tu devi mangiare le tecchie, che le sono tecchie. Buone. Lì è il piatto preferito di Bagnasso. O le agrelle. Anche le agrelle sono buone. Allora, Vernazza, abbiamo scoperto. Aspetta. Abbiamo fatto una figuraccia. La figuraccia, perché ho scoperto che, dicevo pure, fa parte delle Cinque Terre. Abbiamo la prof che ci illumina. Abbiamo la prof che illumina, che sarei comunque io. Non era una cosa da scoprire, in no, realtà dovevamo saperlo. Assolutamente, però. Abbiamo fatto una figuraccia. Proprio. Quindi ci scusiamo. Abbiamo ancora dei saluti, Raffi. Sì, abbiamo dei saluti. Allora, ciao Bai Marco, vi vedo tutti i giorni, chiamo da Varese, siete fortissimi. Grazie. Sappiamo grazie. Dove è Varese, sì. Varese, sì. Ciao Marco, sono Giuseppe da San Filippo del Mela. Ah. Grazie ancora di tutto, spero di rivedervi la prossima estate. Giuseppe, Paolo, tu l'hai conosciuto, è proprio l'organizzatore, quel signore altro, ho una persona capito. Stupenda, sì. Vero? Una persona sì. Squisita. Giuseppe, io ti auguro un mondo di bene, perché io e Paolo ti vogliamo un mondo di bene, sei una bellissima... Dove siamo andati a mangiare alla fine della serata. Lo saluto anch'io, una bellissima persona, Giuseppe. Bacio da un parte bacio mia. Anche da parte mia, veramente. Anzi, speriamo di tornare con tutta l'orchestra Bagnasco. Sì. Allora, facciamo un fisarmonicando. Facciamo un fisarmonicando che deve durare almeno una settimana. Abbiamo altri saluti? Abbiamo poi l'amico Salvatore da Corigliano Calabro che chiede: quando verrete in Calabria? Dipende da... Facciamo Sicilia, facciamo Calabria. Da Gianni Turco. Facciamo il tour estivo, Sicilia, come Calabria. Noi siamo prontissimi. Poi, ciao Marco, quando tornerà in studio la bellissima Antonella? Chiede Roberto d'Acque Terme. Sì, la richiestissima l'Antonellina, la prossima settimana sarà con noi qui a Fisarmonicando. Complimenti a tutti gli ospiti di Fisarmonicando, siete dei grandi professionisti. Loro sono dei professionisti, grazie. Basta. Allora, arriva Paolino Bagnasco con Matrix. Mi piace tantissimo questo video perché è tutto in movimento. Tutto animato. Tutto animato con gli effetti speciali. Poi Roberto Polisano con Donde sta Maria. Donde sta? Donde sta? Chi lo sa Donde sta Maria. E poi, aspetta, su un ciospo. Nuovo bacio. Vai, nostro. Ma non presentarlo. Vai nostro. Ah, pensavo che dovessi presentarlo tu. Vai nostro. Di. Video. Di. Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, cantato da Gianni e Raffaella dell'orchestra Paolo Bagnasco. Ma vai, ma vai! Titolo? Un nuovo bacio. Nuovo bacio. We'll be right back.
paese arrivò una muchachita, il suo nome era Maria, cioccolato e simpatia. Todo l'hombre es muy casado, stava siempre in cremería, ma perché? Donde andavano los hombres, tutto il giorno alla cremería, a mirar siempre la Maria, cioccolato e muy simpatia. Cuando en cuando se desfilaba con los muchachos para bailar, ¿dónde está María? Quiero de saber. Ay, ay, ay. Ahora, ahora yo sé dónde está María. Ay, 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 María. El don Pedro a la mesa habló muy determinado de la donna del peccato y el maldito cioccolato. Le mujeres de los hombres fueron todos en cremería, ma perché? Donde andavano las mujeres tutto il giorno alla cremería, maldecí siempre la María, cioccolato e la simpatía. A María que lo sabía, se desfilaba para bailar. ¿Dónde está María? Quiero de saber. A María que lo sabía, se desfilaba para bailar. ¿Dónde está María? Quiero de saber. María que lo sabía, se desfilaba para bailar. ¿Dónde está María? Quiero de saber. ¿Dónde está María? Quiero de saber. Así sí. Ahora soy la María. Yo me voy también a la cremería. Aquí me gusta. Se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi tuoi. Allora sì, io devo dirtelo. Mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più. Siamo un po' troppo vicini adesso per scappare via. Tu non lo sai, prima di te, oh no, c'è stato un altro che ha lasciato le ferite dentro me. Non aver paura, giuro amore, sono qui a difenderti. Con il tempo guarirò il tuo cuore, cancellando i lividi. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Io ti dirò le cose dette mai. Di quest'amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà. E nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà. Freddo fa, stringimi un po', riaccendi.
desideri quasi spenti dentro me. Con le dita sfioro il tuo profilo e poi mi fermo un attimo per giocare con i tuoi capelli che nel vento volano, prima di scoprire un bacio nuovo che sapore avrà. Io ti dirò le cose dette mai, di quest'amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà, sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi, arriverà Natale senza nuvole, le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà, e nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprende. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno. A Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. La puntata è già finita. Dammela uno. Dammela tre. La 2, la 4. Mi fai impazzire, Marco. Non ci sta la 4. Ci sta, non ci sta. No, è quella che riprende da sotto, abbiamo detto di... Sì, ma quello vuoi, cosa servono, Gianni, anche la 4 e la 5 se poi non si usano? Ma giusto? È vero. Siete stati bene, raga? Benissimo. Più che bene. Anzi, quando è che ci chiami di nuovo? Quando vuoi. Tu lo dici con Paolo, Paolo ormai è... lo possiamo dire di essere due fratelli? Ma sì, abbiamo visto di tutto. Abbiamo fatto di tutto, fisarmonicando l'abbiamo creato noi. Sì. Raffaella. È vero. Quindi nel 2001 con Dino Crocco. Ciao Dino, intanto io lo saluto perché è stato messo un po' in disparte. Questo, è vero. E questo mi spiace molto. Non serve più. È vero, non serve. Cosa serve? Non serve più. Vabbè Gianni, non spaventarti. No. Tanto il curatore di lavoro, noi lo diciamo, perché bisogna dire, non c'è crisi, c'è crisi. Ma c'è crisi, sì, c'è crisi. È inutile che dicono, io lavoro, io qua, io c'è là. C'è crisi, la gente, ragazzi, non va più. Quindi diamoci una mossa e facciamo sì che la musica da ballo continui a vivere. Ecco. Bravo. E soprattutto i professionisti devono continuare a lavorare. Tutti hanno diritto di farlo, però... Ma l'abbiamo cercata la crisi, eh? Vabbè, lo so, potremmo fare 25 puntate. Tutto è iniziato non suonando i bassi, Marco. Tutto è iniziato... Non suonando, punto. Tutto è iniziato 15 anni fa, quando magari si cantava con la voce degli altri. Gianni, è stato un piacere. Bravo. Marco, è stato un piacere mio. Solo 15 anni. Qualcosina in più. Ciao caro. Scusa, è bagnasco. Ciao Paolo. Ciao. Se apriamo due finocchi, dai. Perdonateci, ma questo è fisarmonicando, noi siamo fatti così e se siamo qua dal 2004 mi fai vedere come sei fatto. Ciao Gianni, ciao. Ciao. Orchestra ciao Paolo Bagnasco, www.paolobagnasco.com e poi orchestrabagnasco.it, bymarco.com, bymarco.it. Ciao a Beppe Orecchia, Alberto Piccolini, dtu.com, Giorgio Pezzoni e Marco Pezzoni. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Un giorno credo.
settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca, non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, sono in tasca, non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Bye.
Lo sta vai Marco, gli Eurofisa vi ringraziano, grazie di cuore. Vai col tico tico. Deborah Sparra, Sandro Lario, Riccardo Ambrogini, Alain, Paolo Magnasco, Samuel Rossi, Serena, Beppe Montagna, per voi col Tico Tico, la band di Manolo e Paolo Magnasco. Grazie!